GF VIP 6, il duro attacco viene da fuori. Il grande finale è sempre più vicino per il reality show di Alfonso Signorini, eppure i colpi di scena continuano a tenere alta l'attenzione. Non solo tra le pareti di casa di Cinecittà, dove gli inquilini sono ancora coinvolti della quotidianità di una convivenza forzata, ma anche da fuori. E il grido di protesta si fa sentire forte e chiaro. A scagliarsi contro il reality show di Canale 5 direttamente il MOIGE, ovvero il Movimento Italiano Genitori, un'associazione di promozione sociale italiana impegnata in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori. Pare che a detta del nucleo associativo il programma sia decisamente diseducativo per contenuti e messaggi. Elisabetta Scala afferma: pornografia dei sentimenti e i protagonisti del reality show sono adulti poco risolti. Una voce, quella del movimento, a cui il settimanale Nuovo ha dato lo spazio per esprimersi. Una panoramica generale anche sui concorrenti. A esprimersi è stata la vicepresidente del Movimento Italiano Genitori, soprattutto su tre concorrenti del gioco, Alex Belli, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Sull'attore. Siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il contrario. Un punto di vista che risuona familiare visto che sull'attore sembra essere della stessa opinione anche Natalie Caldonazzo. E ancora, qualcosa su Sophie Codegoni, Geffina sotto i riflettori in seguito alla relazione nata con Alessandro Basciano. Vittima di una dinamica violenta, tuona il MOIGE. In ultimo un punto di vista anche su Miriana Trevisan. A detta del movimento, credo sia poco opportuna. Certi sentimenti non vanno sbandierati. Insomma, un bilancio per nulla positivo. E voi cosa pensate?